Oggi da Copione sarebbe dovuto uscire un altro video, ma quando Sony ed in particolare Guerrilla Games rilasciano un nuovo trailer su YouTube e un nuovo post sul PlayStation Blog in cui ci parlano di uno dei giochi più attesi dei prossimi mesi, se non del prossimo anno in generale, Horizon Zero Dawn Forbidden West, ecco che la programmazione salta perché ci si deve concentrare su quello che a conti fatti è l'argomento del giorno. Quindi eccoci qui a parlare del nuovo trailer e del nuovo post di Horizon 2. Andiamo però con ordine e partiamo dal trailer. Trailer che si concentra sul combat system ed in particolare sul combattimento corpo a corpo, quindi su quella sezione del combat system dedicata al melee, che già da quello che si era visto nei precedenti trailer rispetto al primo capitolo sembrava essere molto più profonda e variegata, in quanto il primo capitolo, come tutti sapete, si concentrava principalmente sul combattimento a distanza, relegando quello corpo a corpo invece a una sezione marginale e rendendolo quindi per questo poco profondo. Combattimento in mischia che in questo nuovo trailer si è mostrato in tutta la sua varietà e maestosità. Nello specifico, il trailer si apre con una sezione di gioco che ci mostra la presenza di un'importante componente stealth all'interno del gioco, dopo la quale ci si concentra invece su una sezione di combattimento corpo a corpo contro alcuni esseri umani, la quale mi è sembrata essere molto interessante e variegata e che ci ha mostrato tra l'altro la possibilità di utilizzare vari strumenti a nostra disposizione, essenziali per vivere appieno l'esperienza ludica messaci a disposizione dagli sviluppatori. In particolare ci è stata mostrata l'importanza del rampino, il quale quindi non sarà utile solo per spostarci più velocemente all'interno dei vari scenari, ma ci permetterà di raggiungere posizioni sopraelevate sulle quali saranno appostati i nostri nemici. In combinazione con il rampino, alle volte potremo usare il deltaplano, il quale andando a rallentare la nostra caduta e quindi rallentando la nostra velocità, ci permetterà di schivare frecce e dardi dei nemici. Sempre parlando di strumenti utili durante il combattimento, c'è da dire che in questo trailer ci è stato mostrato un nuovo oggetto, una specie di mina a tempo, una volta scaduto il quale esploderà, andando ad eliminare tutti i nemici umani nelle vicinanze. Durante il trailer è stata poi posta grande attenzione su alcuni movimenti della nostra protagonista, molto utili durante le fasi di combattimento, tra cui ricordiamo il roll, che ci permetterà di schivare i colpi sia degli uomini che delle macchine, e le scivolate, le quali, esattamente come il roll, ci permetteranno di schivare i colpi dei nemici e potranno essere messi in combinazione con alcuni strumenti, come ad esempio il deltaplano o il rampino, che ci permetteranno di colpire i nemici da una posizione vantaggiosa. E a proposito di macchine, durante la sezione di trailer a loro dedicata ci è stata mostrata la possibilità non solo di attaccarle dall'alto, andando quindi a garantire all'avventura maggiore varietà, ma anche una piccola sezione di gioco dedicata al combattimento sott'acqua, in cui la nostra protagonista però si limita semplicemente a schivare i colpi dei nemici, il che quindi non ci lascia intendere se lei effettivamente potrà difendersi in quelle sezioni di gioco o se l'unica cosa che potrà fare sarà scappare. Unica nota un po' così del trailer è che si sono visti un sacco di rallenti che sono sì spettacolari, ma che a parer mio a lungo andare potrebbero andare a rallentare un pochino l'esperienza ludica in sé. Sul PlayStation Blog si legge poi, in aggiunta e a corredo di quello che abbiamo già detto, che andando a perfezionare il nostro stile di gioco sarà possibile affrontare i nemici in maniera sempre più efficiente, spettacolare e soprattutto diversa. La libertà di scelta per quel che riguarda il nostro stile di gioco sarà poi garantita da una grande varietà di armi e di abiti, tutti potenziabili presso i banchi da lavoro per adattarli al nostro stile di gioco. Gli sviluppatori, per incentivare il giocatore a dedicarsi a questa nuova meccanica, hanno introdotto nuove macchine e nuovi nemici umani che continueranno ad alzare l'asticella della difficoltà per tutto il corso dell'avventura, andando quindi tra l'altro a risolvere un piccolo problema, tra virgolette, del precedente capitolo, ovvero sia che dopo un po' non c'erano più macchine da scoprire, tranne in alcuni casi, come ad esempio missioni secondarie fatte apposta per una determinata macchina. Sempre secondo quanto ci viene detto sulle pagine del PlayStation Blog, anche l'intelligenza artificiale dei nemici ha fatto un passo avanti, dato che questa si adatterà a quelle che saranno le azioni del giocatore e soprattutto alle caratteristiche dei vari ambienti e quindi dei vari scenari, rendendo i loro movimenti più realistici, soprattutto quando questi si muoveranno su terreni irregolari, andando addirittura a saltare o a arrampicarsi
alla ricerca di nuove scorciatoie. Alcune macchine arriveranno addirittura, pur di non lasciarci scappare, a immergersi in acqua e a tal proposito i nemici anfibi potranno tuffarsi o emergere dall'acqua effettuando alcuni salti, in alcuni casi combinabili con degli attacchi. Ci si è poi concentrati su quella che molti hanno definito mossa speciale, che nel gioco prenderà il nome di esplosione risonante e che si caricherà man mano che Aloy porterà a segno colpi con la lancia. Carica questa che potrà essere utilizzata non solo per allontanare i nemici, quindi per distanziarli come ci è stato mostrato nel primo trailer, ma che potrà essere anche attaccata loro e, se colpita entro un certo periodo di tempo, genererà un'esplosione che produrrà enormi danni. Una meccanica questa che è stata introdotta per incentivare il giocatore ad alternare il combattimento a distanza con quello corpo a corpo. A conclusione di tutto ciò, è facile quindi dedurre che tutto quello che abbiamo visto in questo trailer, quindi a livello di armi, oggetti e spettacolarità dell'azione, non sia che una minima parte rispetto a quello che ci troveremo davanti una volta che avremo il gioco completo. Ci si è infine poi concentrati sul comparto sonoro, con suoni pensati per andare a caratterizzare ogni singola macchina e per renderla coerente con il mondo di Horizon. Queste inoltre emetteranno dei suoni distintivi che aiuteranno il giocatore a distinguerle e a capire se stanno effettuando un attacco dalla lunga o dalla breve distanza. Per intenderci, gli attacchi a lunga gittata saranno caratterizzati dal sibilio dei proiettili o dal caricamento delle armi, mentre quelli in mischia, quelli a breve distanza, saranno caratterizzati da un suono che culminerà al momento dell'impatto. Implementazione questa che nei combattimenti con più nemici meccanici ci permetterà di comprendere quale sia l'attacco più prossimo a noi e ci permetterà quindi di difenderci. Purtroppo però a questo proposito non sappiamo se una meccanica simile sarà implementata anche per i combattimenti con gli esseri umani. E con questo è tutto. Se però devo essere onesto, più passa il tempo, più non vedo l'ora di avere questo gioco fra le mani. In ogni caso, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste nuove notizie e di queste nuove implementazioni per quel che riguarda Horizon Forbidden West. Alla prossima!